Beh, in realtà il tempo che noi abbiamo avuto a disposizione non è stato tantissimo. Normalmente una capitale europea, ad esempio della cultura, lavora per 5-7 anni a prepararsi alla inaugurazione. Nel nostro caso abbiamo avuto poco più di un anno, quindi è stato un tempo breve, abbiamo dovuto fare quindi uno sforzo organizzativo molto importante, non soltanto perché l'isola presenta, diciamo, delle difficoltà oggettive, ma anche perché la nostra volontà era quella di attivare un percorso, da un lato, di coinvolgimento non soltanto dei cittadini, ma anche di tutte le istituzioni. Quindi devo dire che da questo punto di vista il segno è sicuramente positivo, quello di essere riusciti a creare un coinvolgimento largo nella popolazione, un coinvolgimento largo soprattutto da un punto di vista istituzionale. Come si racconterà nel corso di questo anno di eventi l'isola? Beh, l'isola già si è iniziata a raccontare con questo slogan che ormai ha fatto il giro del mondo. Come sapete, la cultura non isola è un motto che noi abbiamo creato prima dell'avvento della pandemia, e subito dopo la pandemia è diventato un motto popolare perché abbiamo fatto l'esperienza di isolamento. Oggi, con questi venti di guerra che soffiano in Europa, sempre di più questo motto inizia a diventare addirittura qualcosa di più potente e simbolico ancora, cioè attraverso la cultura dobbiamo lavorare per creare legami, accoglienze e ponti. Come mai la scelta di Moby Dick come valore simbolico da aggiungere come richiamo ancora ulteriore all'identità mediterranea? Perché dentro questa affermazione che la cultura non isola, lo spazio del mare trova sicuramente una sua forte significazione. Il mare, soprattutto il Mediterraneo, è stato quel luogo all'interno del quale la cultura d'Occidente si è formata, e si è formata proprio grazie a questi scambi continui ed interculturali. Per questo abbiamo aperto con una cerimonia culturale legata al mare, perché il mare è parte dell'identità di questo luogo, e il mare soprattutto in questo momento ci può insegnare che non c'è distanza, in realtà c'è soltanto la possibilità di arrivare dall'altra parte. Quindi inizieremo non soltanto con Moby Dick, ma inizieremo con uno spettacolo sulla terraferma, e quindi metaforicamente il traghetto per noi è già una balena, e dentro le viscere conteniamo i visitatori, gli ospiti, ma soprattutto metaforicamente anche qui per noi sono Pinocchio, ma sono anche Giona, quindi la speranza di Giona. Quindi tutti questi Giona oggi arriveranno sull'isola e incontreranno poi anche il mito di Moby Dick. Ecco Ritano, oggi è l'inizio, come si articolerà il programma poi? Dopo oggi entreremo subito nel vivo del programma culturale. Oggi siamo nella settimana delle Palme, la prossima sarà la Settimana Santa, e per quest'isola la Settimana Santa è un momento particolarmente significativo, soprattutto perché per 2 anni è stata fermata la processione del Venerdì Santo, e quindi questo momento importante sarà proprio tra pochi giorni, tra una settimana. Di lì ci saranno tutti gli appuntamenti che abbiamo calendarizzato. Partiremo sempre con progetti di coinvolgimento. A fine aprile avremo il progetto La Flotta di Carta, mentre noi oggi qui siamo alle prese con la cerimonia inaugurale. In realtà 2022 bambini di Procida e di tutti i Campi Flegrei stanno costruendo altrettante barchette che vareranno con l'artista Frank Bolter, sempre a simboleggiare quanto la forza del mare oggi ci può ispirare per poter progettare il futuro. Lei dice che una manifestazione culturale deve dare soprattutto un lascito. Quale sarà questo di Procida, per Procida? Allora, su questo dobbiamo trovare anche dei sottintesi comuni. Spesso e volentieri una capitale della cultura viene appellata come un grande evento. Questo sicuramente è un evento importante, ma forse l'aggettivo giusto è grandioso, ovvero la grandiosità di questo evento sta nella straordinarietà dell'occasione che si viene a creare, ma soprattutto la straordinaria occasione di generare un progetto di sviluppo a base culturale piuttosto che un grande evento. Un grande evento è un'Olimpiade, chiusa l'ultima giornata delle Olimpiade, in realtà il baraccone si smonta e vanno tutti via. In questo caso è un progetto lungo i cui effetti si vedranno anche nei prossimi decenni. Perché c'è un coinvolgimento della popolazione locale? Perché non solo c'è un coinvolgimento della popolazione locale, ma il progetto è stato pensato per poter attivare tante attenzioni su un luogo che di fatto custodisce tantissime ricchezze. Immaginate l'attenzione che oggi ha l'isola e come potrebbe domani con questa attenzione avviare un processo di trasformazione, ad esempio, di alcune architetture monumentali dell'isola. Alcune di queste ormai sono diventate note. Fino a pochi anni fa si chiamava ex carcere quello che oggi, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione, si chiama Palazzo d'Avalos. Allora, innanzitutto l'arrivo del Presidente della Repubblica si va a sommare ad un altro
altro è importante ed epocale occasione, cioè per la prima volta un'isola diventa la capitale della cultura, per la prima volta un Presidente della Repubblica arriva in quest'isola in forma ufficiale, quindi capirete che l'emozione di questa comunità è altissima. Da parte nostra, cioè da parte di chi ci ha messo la professionalità per organizzarlo, è sicuramente una grande testimonianza di vicinanza con le istituzioni rispetto al lavoro che abbiamo fatto. Direttore, un'ultima domanda, l'esperienza di capitale lei l'ha vissuta diverse volte, le lascia qualcosa di diverso Procida, qualcosa in più magari rispetto alle esperienze precedenti? Procida è un'esperienza assolutamente unica, la gioia che io ho provato il giorno della proclamazione, il 18 gennaio, è imparagonabile a qualsiasi altra esperienza lavorativa, ma vi posso dire che è stata forse una delle gioie più belle della mia vita. Perché questo? Perché veramente eravamo considerati un po', come dire, i calimeri, no? di questo concorso. E quando il sindaco in tempi non sospetti mi contattò per dire vogliamo candidarci, ci piacerebbe collaborare insieme su questo progetto, io ho colto la sfida, perché tutte le altre città avevano la speranza di vincere, invece Procida ha sempre rappresentato l'utopia della vittoria, e questa utopia della vittoria è diventata carne, è diventata progetto, e oggi noi questa utopia la testimonieremo con uno striscione che aprirà la grande parata artistica, e su questo striscione riporteremo proprio questa frase: l'utopia è avvenimento. In quest'isola è successo qualcosa di straordinario.